Sarà il cavallino rampante ad aprire la stagione agonistica 2016 all'Autodromo Nazionale di Monza, con la prima gara del Ferrari Challenge Europa, che da domani a domenica terrà banco nel Tempio della Velocità con quasi 40 Ferrari 458, pronte a darsi battaglia nelle gare che portano alla conquista del trofeo Pirelli per i piloti professionisti e della Coppa Shell per i gentleman driver. Le Ferrari 458 hanno già sostenuto una giornata di test sulla pista di Monza per preparare l'evento, dotate di un motore vuoto da 4.500 cm3 ad iniezione diretta. La Ferrari 458 Italia è in grado di erogare 570 cavalli a 9.000 giri, gestiti da un cambio tipo Formula 1 a doppia frizione che i tecnici del cavallino rampante hanno migliorato per garantire maggiore coppia ai bassi regimi. La Ferrari 458 monta cerchi in lega da 19 pollici e un sistema frenante carboceramico derivato dalla Ferrari 599XX. Non manca il controllo di trazione per ottimizzare le prestazioni, soprattutto in uscita dalle curve. Nonostante la 458 sia una vettura tecnologicamente avanzata, è alla sua quinta stagione di Challenge e il prossimo anno sarà sostituita dalla Ferrari 488 Challenge. Si correrà sia il sabato che la domenica e ogni gara sarà preceduta da un turno di qualifiche che deciderà lo schieramento di partenza. Il programma di Monza prevede per la giornata di domani prove libere per entrambe le categorie. Nella giornata di sabato si partirà alle 9.15 con la sessione delle qualifiche per i piloti del trofeo Pirelli, alle quali seguiranno quelle per i piloti della Coppa Shell. La gara del trofeo Pirelli scatterà alle 12.35 sulla distanza dei 30 minuti, alle 15.30 partirà la gara per i piloti della Coppa Shell, sempre sulla distanza dei 30 minuti. La domenica si replica con gli stessi orari e per il pubblico che vuole assistere alla manifestazione l'ingresso è gratuito.